grazie per essere qui in questa ancora calda giornata, seppur settembrina ma estiva. Ci troviamo in un luogo che noi mazzaresi, ma sicuramente anche i turisti e visitatori gradiscono, la terrazza della chiesa di San Nicolò Regale, che dopo tanti anni riapre i battenti. Qui, come sapete, ma ne parleranno meglio sia il sindaco che l'assessore alla cultura Germana Bagnato, sono stati realizzati degli importanti lavori, innanzitutto di messa in sicurezza, e quindi questo sito ridiventa fruibile. Siamo qui oggi per la presentazione del Festival 2022 Le Vie dei Tesori. È un ritorno a Mazara del Vallo dopo il successo degli anni passati, anni che sono stati anche caratterizzati, come voi tutti saprete, dall'emergenza Covid, che quindi probabilmente hanno anche influito sul successo forse un po' così smorzato che merita questo festival, che rappresenta davvero un orgoglio siciliano, perché riapre al mondo dei luoghi che sono alcuni conosciuti, altri meno. Tre weekend caratterizzeranno Mazara del Vallo dal 10 al 25 di settembre, 11 i luoghi, ma ne parleremo meglio con i nostri ospiti e con l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Intanto ringrazio per dovere di ospitalità naturalmente la Fondazione Le Vie dei Tesori, che oggi è qui rappresentata dal vicepresidente Marcello Barbaro. Tra l'altro è un giornalista. Fa piacere che la Fondazione Le Vie dei Tesori sia governata da giornalisti ed esperti di comunicazione, che rappresenta la presidente Anello. Passo subito la parola per l'introduzione all'assessore comunale alla cultura Germana Bagnato. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti alla conferenza stampa per la presentazione delle Vie dei Tesori. Noi ringraziamo, innanzitutto mi sento di ringraziare il sindaco, perché ha condiviso con me percorsi di valorizzazione culturali della città di Mazara del Vallo. È evidente che un'amministrazione riceve stimoli e input da tantissime parti, un mare di proposte, però poi bisogna saper pescare bene, e quindi noi riteniamo di avere pescato bene con le Vie dei Tesori, e quindi io ringrazio il sindaco perché ha creduto in questo progetto, così come credo anch'io, insomma. E le Vie dei Tesori ci permette di rendere Mazara del Vallo un museo diffuso, di valorizzare appunto tutto quello che si trova su questo territorio, dandone una lettura assolutamente nuova, che è quella di una fruizione attiva, nella quale partecipano gruppi di giovani, associazioni, cittadini, che riprendono consapevolmente coscienza di quella che è la bellezza insita in questa terra. Oggi siamo particolarmente contenti quest'anno perché abbiamo introdotto delle novità. Si riapre, per questa occasione è stata aperta la chiesa di San Nicolò Regale, che è un gioiello della nostra città, e anche in anteprima i mosaici di San Nicolò Regale, sui quali vorrei un attimo soffermarmi. Io vi chiedo scusa se prenderò qualche secondo in più, perché è giusto raccontare alla città che cosa è successo in questi mesi. Allora, abbiamo l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha messo in sicurezza questo sagrato sul quale noi ci troviamo, e che è anche il tetto della parte sottostante. La parte sottostante rivela l'esistenza di un'antica domus tardoromana, con dei mosaici davvero bellissimi.
che vale la pena attenzionare in modo particolare. Perché? Perché questo costituisce l'unico esempio di arte tardo-romana a Mazara del Vallo, quindi bisogna investire in questo sito. Allora, ad aprile è stato completato il lavoro di messa in sicurezza, per questo motivo ci troviamo adesso con i piedi su questa terrazza, e adesso bisogna cominciare a pensare ai mosaici. Lì abbiamo convenuto con il sindaco, e devo dire che è stato soprattutto il sindaco a insistito affinché si proponesse un percorso duale. Vi spiego. Questi resti dei mosaici sono indizio di un qualcosa di molto, ma molto più imponente. Sotto questa terrazza vi sono i resti, vi sono tre stratificazioni, tre livelli di stratificazione storica che sono meritevoli di una campagna di scavi. Aprire una campagna di scavi può anche significare 20 anni di ricerca, di studio, e questo avrebbe inibito la possibilità di fruire i mosaici, quindi di renderli museo aperto. Allora, con il sindaco si è pensato di procedere in due modi, cioè musealizzare quello che già esiste, cioè pulire i mosaici, lucidarli, creare un percorso con delle passerelle, una cartellonistica, creare dei modelli 3D che raccontino com'era originariamente questa meravigliosa domus, e nello stesso tempo aprire un saggio, una prima campagna di scavi che permetta appunto l'individuazione cronologica di questi tre livelli, e pian piano questa campagna potrà sicuramente portare a nuove scoperte. Ecco, noi per tutto questo siamo alla ricerca, così come abbiamo fatto già per la Fontana Consagra e come faremo in altre situazioni, cerchiamo dei supporti finanziari privati. E però ecco, abbiamo un percorso ormai chiaro, definito, e su quello ci muoveremo. Io ringrazio tutti, vi chiedo scusa per avervi rubato più tempo del dovuto, ma ritengo doveroso spiegare i motivi, perché spesso magari passando si vede i mosaici si vedono chiusi e non si capisce il perché, ma prestissimo metteremo mano anche a questa nuova progettualità. Grazie. Grazie assessore Germana Bagnato. Marcello Barbaro, come vi ho detto nell'introduzione, è il vicepresidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, oltre che un giornalista. E quindi Marcello, vorrei chiederti intanto quali sono le sensazioni di questo Festival 2022, che non riguarda solo Mazara del Vallo ma riguarda una serie di città straordinarie della nostra isola, ma in particolare per Mazara del Vallo. Ti ho visto anche emozionato nel rivedere aperto questo sito che era chiuso da tanti anni. Sì, grazie, e ringrazio tutti, ringrazio il sindaco, l'assessore, ringrazio la curia che c'è stata accanto in questi momenti, ringrazio la nostra referente Loredana Ingenito, che poi forse avrà anche l'opportunità di dire qualcosa con noi. Intanto vorrei dire che Vie dei Tesori è tante cose, ma fra le altre cose è un'occasione, è un'opportunità, è Mazara ha perfettamente colto questo spirito, anche questa sfaccettatura, perché l'occasione per esempio per riaprire un posto chiuso da 10 anni, o addirittura per quanto riguarda i mosaici forse chiuso da sempre, insomma mai realmente fruito. Ecco, questo è nel nostro DNA e questo ci fa molto piacere, perché noi diciamo utilizzateci in qualche modo, cioè noi siamo contenti e consapevoli di poter essere un lievito per i territori, un lievito ovviamente di ciò che c'è, e a Mazara c'è tantissimo. Quindi se
questa chiesa bellissima riapre adesso per Via dei Tesori, noi siamo felicissimi, ma speriamo anche che resti aperta successivamente, che venga sfruttata come occasione culturale, di comunità, di riconoscimento di identità e anche, perché no, da un punto di vista di sviluppo economico, perché abbiamo visto quello che è successo in questi pochi minuti che abbiamo tenuto questa porta aperta, si sono avvicinati tantissimi turisti di passaggio incuriositi da questa cosa, quindi è un attrattore fortissimo, perché già è bellissimo vederla, dentro è un gioiello, e questo è quello che dico. Quindi, ma ovviamente sindaco e assessore sono assolutamente su questa strada e molto più avanti di noi nell'idea di sfruttare al meglio e di utilizzare al meglio per questo. In generale vorrei dire che Mazara ha quest'anno un programma veramente completo e veramente maturo. Perché associa gli 11 posti, 4 dei quali all'incirca 4 sono assolutamente nuovi, associa delle passeggiate molto interessanti, delle teatralizzazioni che sono anche un modo del tutto nuovo di conoscere posti che si sono magari già visti, però ti vengono proposti in maniera diversa, divertente, approfondita, che ti incuriosisce. E c'ha anche delle degustazioni che non si sbaglia mai, diciamo, a far notare le eccellenze di un luogo. Quindi da questo punto di vista noi siamo molto contenti e anche molto fiduciosi che il programma di Mazara attrarrà non solo mazzaresi che riacquisteranno e si riapproprieranno di questa chiesa e di altri beni, ma certamente sarà un forte attrattore da tutto il resto della Sicilia e anche da fuori, perché ormai da noi ormai che il turismo è ripartito, almeno il 40% dei nostri visitatori sono stranieri, oppure sono italiani, o comunque cittadini, turisti di prossimità e cittadini per un giorno. Quindi io non posso che essere molto fiducioso e molto contento e anche molto emozionato, perché insomma ci troviamo qui a battezzare una riapertura alla città di un posto fantastico. Grazie. Grazie Marcello, naturalmente il ringraziamento esteso a Laura Nello, la presidente, e a tutto lo staff della fondazione Le Vie dei Tesori. Levietetesori.com è il portale di riferimento dove è possibile scaricare il programma, acquistare i coupon, avere anche un'idea di ciò che è accaduto negli anni passati e di quella che è l'edizione 2022. Partner delle Vie dei Tesori della città di Mazara del Vallo e anche l'associazione Proloco, che è qui rappresentata dall'architetto Liliana Ingenito. Prego Liliana. Liliana si occuperà, coadiuverà sia per quanto riguarda i mosaici romani che il resto. Liliana, io nel darti la parola per un saluto e anche un po' una panoramica su ciò che accadrà, volevo condividere con te intanto il sentimento di cordoglio per la scomparsa del vostro presidente, il professore Pino Giacalone, che è venuto a mancare qualche giorno fa, personaggio di cultura del panorama mazzarese, e quindi anche a lui dedichiamo un pensiero. Sì. Allora Eliana, come sarà questo Festival 2022? Qual è il vostro ruolo e quali sono le particolarità? Allora, il Festival 2022 è ricco di novità. Come avete già accennato, l'apertura straordinaria dei mosaici romani, che sinceramente mi sta emozionando, perché dopo tantissimi anni, perché sono più di 20 anni che io sono in Proloco e che mi occupo ovviamente di accompagnare i tour, i turisti, di dare informazioni. E questo sito sempre chiuso con lo sfondellamento del solaio, io ero ancora studentessa quando segnalavo lo sfondellamento del solaio della parte antistante, è proprio la chiesa di San Nicolò Regale. Quindi questa è un'opera straordinaria, una cosa che è stata fatta veramente e che merita di essere citata. Quindi i turisti chiedono sempre, si affacciavano da questi vetri per guardare questi splendidi mosaici, e lo stesso vale per la chiesa di San Nicolò Regale, perché pensate che la chiesa di San Nicolò Regale è un gioiello dell'architettura arabo-normanna, è quasi un unicum, perché al mondo ne esistono soltanto 3, una è a Palermo, una è a Mazara e una è a Castelvetrano. Quindi penso che sarà veramente il sito più richiesto e più visitato. Ma non c'è soltanto questo, perché abbiamo inserito delle splendide novità, delle esperienze, come l'esperienza Baglio Eimone, che è un'importante cantina storica, come l'esperienza presso Abibi per lanciare il piatto dell'integrazione, il couscous, come la teatralizzazione,
coadiuvata dal professore Giovanni Isgro sulla storia del gesuita mazzarese Matteo Adami, che si svolgerà nella splendida cornice del Collegio dei Gesuiti, come le passeggiate, perché quest'anno abbiamo anche Casbah by Night, e vi dico che già ho avuto delle prenotazioni, delle richieste, delle telefonate per informarsi proprio di queste passeggiate che saranno svolte per l'occasione. Quindi un programma molto intenso, un programma ricco di luoghi, come anche la chiesa di Santa Maria delle Giummare, che essendo fuori dal centro magari è più difficile da raggiungere, ma che è della stessa età, della stessa epoca della chiesa di San Nicolò Regale, e anche quello è un gioiello dell'architettura solo nostra, solo mazzarese. Quindi ringrazio Germana Bagnato, che mi ha voluto ancora una volta partecipare nell'organizzazione, coadiuvando tutto quello che è messo in campo, e anche Cinzia, che ci sentiamo sempre giornalmente, il vicepresidente delle Vie dei Tesori. E penso che questo festival è molto importante, il Festival delle Vie dei Tesori è una vetrina proprio per lanciare Mazara. Mazara è una città ricca di storia, di arte, di monumenti, siamo proprio lungo il fiume Mazzaro, questo fiume che è stato attraversato da tutti i popoli e tutti hanno lasciato una traccia e un'impronta. Grazie Liliana, come sempre appassionata, e naturalmente trasmette questa passione per l'arte, per la cultura, per la città di Mazara del Vallo. Sindaco, siamo alla conclusione di questo breve incontro. 11 luoghi, dicevamo, esperienze, passeggiate, degustazioni, teatralizzazioni, diceva Liliana Ingenito, una vetrina per la nostra città. Buongiorno a tutti, intanto ci siamo di nuovo partner delle Vie dei Tesori nell'edizione 2022 ed è con orgoglio che io dirò queste parole, perché non era poi così scontato, ma ci siamo non trascinati in un'avventura che altri hanno costruito da tempo e che stanno portando avanti. Io ringrazio la governance della fondazione delle Vie dei Tesori, rappresentata qui dal vicepresidente Barbaro, ma ci siamo da protagonisti. Come vedete, prende forma sempre più il nostro progetto su Mazara del Vallo, che è un progetto molto semplice, si fonda su alcune azioni semplici ma altrettanto significative. La prima è il ripristino e la valorizzazione di tutti i nostri beni culturali, monumentali, che da tempo avevano bisogno di cure e che erano invece lasciati lì abbandonati. Noi abbiamo ripristinato la fontana di Consagra, che è tornata la stessa di 50 e passa anni fa. Adesso l'assessore Bagnato ci ha annunciato che un progetto davvero interessante sotto il profilo archeologico della valorizzazione del sito dei mosaici qui sotto, anche lì partiremo presto con un avviso in cerca di un partner privato per aprire questo luogo ai turisti e per cominciare uno scavo archeologico, e poi sarà invece il tempo del Ministero dei Beni Culturali di prendersi questa iniziativa in carico, perché questo sito davvero lo merita. Invece è andata già a buon fine, e lo annuncio adesso, la ricerca di un partner per il restauro dell'Arco Normanno, quindi abbiamo già un partner privato che ha deciso di investire le proprie risorse per mettere in sicurezza l'Arco Normanno e garantirgli un'esistenza nei decenni a venire. Non uso la parola secoli perché non voglio sembrare, insomma, così, va bene? E questa è una gran cosa, perché io ho sempre detto: come facciamo a parlare di cultura in questa città se abbiamo i nostri beni storici, monumentali, abbandonati? E infatti abbiamo restaurato la Fontana di Consagra, abbiamo ristrutturato il Teatro Garibaldi, che è tornato a vita nuova, presto avrà anche un impianto di climatizzazione, il cui progetto è già stato definito. Abbiamo riaperto questa terrazza, che è un luogo fantastico. La sfida adesso, assessore Bagnato, sarà animare questo luogo e non farlo perdere. E questa sfida, sai bene, che è più impegnativa che non il semplice ripristino. Apriremo gli scavi e dei mosaici di questo luogo, che è davvero straordinario. Insomma, abbiamo messo in sicurezza la chiesa di Sant'Ignazio, che non era più fruibile.
tutti i nostri beni architettonici, monumentali, storici, di valore, stanno per essere riportati a vita nuova e a fruizione piena non soltanto dei mazzaresi, ma dei tanti visitatori che vogliono scoprire i tesori nascosti che questa città, così come le altre che stanno nel circuito delle vie dei tesori, possono offrire ai tanti curiosi, a coloro che hanno voglia di avere appagata quell'istinto naturale che è conoscere, provare a rivivere emozioni che altri hanno già rivisti, hanno già vissuto e che quindi vogliono condividere con il resto dell'umanità le cose belle che abbiamo costruito nel tempo. E ha detto bene il vicepresidente, Vie dei Tesori è anche questa uno stimolo e un'occasione, perché il progetto dell'amministrazione Quinci di offrire nuove esperienze, di rimettere in piedi questa città anche sotto il profilo culturale, che con il turismo fa un binomio ormai inscindibile, che un progetto che piano piano, senza risorse, col tempo, siamo a 3 anni e passa di amministrazione, sta finalmente prendendo forma e visibilità davanti a tutta la nostra città, che chiedeva questi interventi da decenni, non da anni, da decenni. Ecco, noi alla fine di questo ciclo potremo dire tutte queste cose che vi abbiamo appena raccontate, le abbiamo fatte. Siamo orgogliosi di questo e ringraziamo le Vie dei Tesori, perché davvero è stata quella scintilla in più che ci ha dato l'energia e la capacità di crederci in quei momenti in cui magari le tante difficoltà di questi anni hanno buttato a terra tutti gli amministratori locali. Io parlo con i miei colleghi, abbiamo vissuto davvero momenti complicati. E in chiusura io dico sempre agli assessori della mia giunta, ai miei dirigenti, non vi preoccupate delle risorse. Noi soldi non ne abbiamo, non abbiamo un euro, ma non sarà mai un problema. Il problema vero è avere una visione di questa città, avere dei progetti che sono validi, perché se tu credi in qualcosa, se hai dei progetti che sono forti, che valgono, noi troveremo risorse, perché nel mondo risorse ce ne sono tantissime. Sono in cerca di progetti che camminano su gambe buone. E io sono convinto, i fatti lo stanno dimostrando, che noi questi progetti ce li abbiamo. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Sindaco. Allora, no, volevo soltanto aggiungere una piccola cosa. Hai detto bene, Sindaco, le risorse, i soldi non sono mai un problema, è sempre un problema di risorse. Io devo dire, mi sento di dirlo, che quest'anno io devo dire grazie alle risorse, alle persone, alle risorse umane che sono state accanto all'amministrazione e che davvero dimostrano il grande amore per questa città. Soprattutto un particolare ringraziamento all'Istituto Euroarabo e ai Rotary Club per averci supportato nel mantenimento dell'apertura dei siti durante tutta la stagione estiva, e stanno continuando a farlo. E ringraziamento anche alla Proloco per tutto il lavoro che sta svolgendo, e un ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alle Vie dei Tesori. Io quest'anno sento tutti molto vicini nel progetto di sviluppo della città, e questa per me è la più grande soddisfazione. Grazie a tutti. Bene, allora, conclusa questa fase della presentazione, vi invitiamo così a visitare in anteprima la riaperta chiesa di San Nicolò Regale e poi ci richiamo giù per visitare i mosaici romani. Tutte le informazioni sulle Vie dei Tesori, leviedetesori.com, presso la Proloco, presso l'Infopoint di Piazza Mocarta. Grazie a tutti, una buona giornata.